A dirlo. No, dobbiamo proprio andarci. E il papà del Topi era proprio irremovibile, aveva detto che bisognava cambiare casa e andare, anche se Mandy non voleva. E le scoiattoline, nel sentire tutte queste chiacchiere, si misero a ridere. Tarellina dice, ma che strani! Ma che strani! Cambiate sempre la casa in inverno! Dopo, continuate a fare la stessa cosa tutti gli inverni! Proprio così! E poi Ciuffettina aggiunse, o Fiocchettina, ho sbagliato io, aggiunge. Noi scoiattoline... Proprio così restano là tutto l'inverno a dormire. E Ciuffettina, la scoiattolina, ridendo dei topolini, spigliò qualcosa alle orecchie delle amiche e andarono nel bosco in casa loro a riposarsi. Intanto il papà dei Topis chiamò a gran voce la mamma. Mamma! E così, in fretta e furia, chiamati i piccolini, la mamma del Topi chiamò i piccolini. Spiegò loro che dovevano andare in città. E allora il papà, la mamma e i piccolini iniziarono a preparare le borse, i fagottini, i carrettini per poter andare in città. Intanto Mandy, che era molto triste, proprio tanto triste, e in città lei non ci voleva andare, perché tutti quei cambiamenti non le piacevano. E pensa che ti ripensa, le venne un'idea. Mi è venuta l'idea. Adesso qui si tornerà la marmellata, il pane e il formaggio sotto le coperte. Da sola. E in fretta, senza farsi vedere, Mandy prende il formaggio, il pane e tante buone marmellate e le nasconde sotto le coperte del suo letto. Ma si sentiva proprio un buon profumino. Mandy quasi quasi voleva assaggiarle, ma poi pensò che era meglio non mangiarle, sennò dopo in inverno lì da sola non le restava niente. E allora, quando ebbe nascosto tutto, anche il pane sotto il letto, si mise a dormire anche lei. E anche gli altri topolini andarono a nanna, perché il giorno dopo bisognava svegliarsi presto. E il papà dei topi aveva detto, tutti a dormire con il suo grande vocione. Il topolino un po' golosone si mangiava un po' di pane, ma il papà lo benedice a nanna. E così tutta la famiglia dei topi si fece un bel sonnellino. La mattina dopo, appena sorge il sole, la mamma dei Topis è la prima a svegliarsi e va in camera a chiamare Mandy.
voleva dormire, ma la mamma si avvicinò e disse: dai! Insieme alla mamma e i topolini dietro, facendo tanta fatica a sollevare quei sacchi così pesanti, si camminano per andare in città. Che bravi! E cammina, il papà e la mamma davanti, e l'ultima c'è la Mandy, che era tanto triste ancora. Perché lei non voleva lasciare il suo bosco con i prati, gli alberi e le amiche scoiattoline, e guardava quei fratelli che erano così contenti di andare, e lei invece era tanto triste. La città era grigia e non c'erano mica gli alberi dove giocare e il prato. Cammina, arrivarono anche loro alla loro bella casa di città. Appoggiarono le valigie, appoggiarono le borse, i fagottini, e il papà dei topi fece un giro per la casa a controllare che fosse tutto a posto. Guardò in cucina, guardò in salotto, guardò in camera anche, e proprio lì si accorse di una cosa che andava assolutamente cambiata. Papà dei topi andò dai topolini e disse: allora il papà dei topi alzò un po' la voce e disse: ascoltatemi topolini, ma soprattutto c'era bisogno di costruire il tetto a quella casa, e già che c'erano dovevano fare anche una cameretta più grande per i topolini, i suoi stivaletti preferiti. In città c'era un negozio di vestiti bellissimo, e Mandy voleva andare proprio lì a trovare le sue scarpette nuove, e forse la mamma le avrebbe comprato anche forse una giacca nuova. E così cammina, Mandy e la mamma arrivarono al negozio del lupo che non voleva più mangiare porcellini. Thank you.
bravo trucco. E Melly, che era così contenta dei suoi stivaletti nuovi, incominciò ad indossarli a vedere se le andavano bene. Oh, erano proprio stivaletti da grandi, con tante chiusure, mica come quelli da piccolo che aveva l'anno scorso. E allora apri uno, apri due, apri tre, riuscì finalmente ad infilarsi questi stivaletti da bida, topolina grande. Uno, avevano anche le luci questi stivaletti, erano proprio come quelli che voleva lei e sperava tanto che le andassero bene. Finalmente riesce a indossarli tutti e due e contentissima esclama: mamma, mi vanno bene, possiamo comprare? Sì. E poi le venne in mente che voleva anche la giacca però. Mandy si infilò la bella giacca nuova che aveva dato la mamma da provare e contenta dice: mi piace mamma, possiamo comprarla? Sì. Quanto costano? La mamma e Mandy erano contente. La mamma prende la borsa e si camminano verso casa, felici dei loro acquisti. Il negoziante chiude il negozio, ormai aveva fatto degli affaroni oggi, e si mette tranquilla a mangiarsi un buon panino dopo la meritata giornata di lavoro. La mamma e Mandy camminano contente con la loro borsa piena di acquisti e lungo la strada incontrano i postini che stavano venendo di corsa. Ma che postino? E un postino aveva un boccione e diceva: c'è posta, c'è posta! Avevano delle lettere per la mamma di Tobis, tantissime lettere, perché erano state via tutta l'estate in montagna. Ma c'era una lettera in particolare, molto importante, era della sua amica la signorina Topoletti, la signora Topoletti, che annunciava che in estate erano nati. Però la mamma fa vedere il biglietto a Mandy. In estate sono nati dei pupi. Possiamo andarli a trovare? Sì, però li possiamo andare a chiedere al papà. E così, mentre i postini ritornavano all'ufficio postale, di corsa tornavano all'ufficio postale, la mamma e Mandy si avviavano. È il papà di cuore a delle femmine piccole, hai ragione. Topolino di cuore. E così d'accordo. Dindrin, c'è il telefono che suona nel bosco? Sì. Volete festeggiare il Natale con noi? Sì. Allora venite con me in città. Va bene.
Le scoiattoline volevano anche passare la notte lì e così si prepararono le valigie e con i loro trolle come vere scoiattoline di città si avviarono verso la casa dei signori De Tobbis. C'erano delle valigie che erano un po' pesanti e allora, perché c'era una scoiattolina che aveva messo dentro di tutto e di più in quella valigia. La nostra scoiattolina fiocchettina, e andarono a casa dei signori De Tobbis. Nelly quando vede le sue amiche è felicissima. Dei signori Topoletti. Oh, c'era un grande affare a mettere insieme tutti. C'erano il papà, la mamma De Tobbis, i topolini De Tobbis che proprio non volevano ubbidire e volevano giocare a casa loro. Andarono a casa dei signori Topoletti. Oh, c'era una gran confusione in quella casa, vero signor Topoletti? Vero! Chi c'è in casa signora? C'era la mamma di tutti. E poi? E il papà di tutti e i cuccioli. E lei non è disperata per tutta questa confusione? No. Cosa deve fare adesso? Devo andare giù adesso a prendere le luci dell'albero. Allora la lasciamo andare, vada a prendere le luci dell'albero. Il papà Topoletti aveva pensato anche alle luci dell'albero. Che papà bravo! E insieme incominciano a preparare l'albero da decorare, da addobbare. Prendi col piatto. Il negoziante apre il negozio e la esce col negozio aperto. E poi va a chiamare anche i postini. E tutti i topolini, dopo che hanno finito di decorare l'albero, si siedono in cerchio. Anche i postini, il papà Topoletti aveva un grande affare a raccoglierli tutti, a farli sedere tutti i topolini. C'erano quelli che ascoltavano, quelli che volevano mangiarsi i popcorn dell'albero. E finalmente riescono a trovare tutti un posticino dove stare. Voi non sapete che confusione in quella casa, ma era proprio un bel Natale. E Mandy adesso era proprio contenta. Sono contenta di aver cambiato casa. È proprio bello qui in città. E anche amici nuovi. Evviva! Un po' di pazienza, mamma e papà, che
alberelli spariti. Alberelli spariti, gli alberelli. Che belli che siete. Siamo tanti ma tanti alberelli, lo vedete che siamo i più belli, e ricevere Santo Natale, tutti in coro cantiamo così, un bacio qui, un bacio là. Chupa.